Ciao a tutti gli amici di xiimhardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare l'Attitude One Almaz, un nuovo headset multiuso. Perché multiuso? Perché all'interno della confezione troveremo degli adattatori e dei cavi che ci permetteranno di collegare le cuffie sia ai nostri smartphone sia direttamente al computer. Passiamo ad una rapida analisi della confezione. Nella parte frontale troviamo il logo dell'azienda, il modello delle cuffie, un'immagine illustrativa delle cuffie. Nel retro della confezione invece troviamo alcune caratteristiche tecniche riportate in varie lingue, tra cui anche l'italiano, ed un'ulteriore immagine illustrativa che ci mostra il controller del volume del microfono. Ai lati troviamo il logo dell'azienda su uno sfondo nero, sia nel lato sinistro sia nel lato destro, come possiamo vedere, e nella parte inferiore troviamo il modello delle cuffie. Inoltre, tramite una semplice apertura avremo modo di visualizzare direttamente le cuffie all'interno della confezione. Detto questo, passiamo direttamente all'unboxing. Tramite un semplice taglierino, togliamo il sigillo plastico e procediamo all'apertura della confezione, che in questo caso è un pochino difficoltosa. Ok, si apre verso il basso. A cofanetto, ok, no, ok, a cofanetto. Eccoci qui. Le cuffie si presentano in una confezione abbastanza elegante. Sono racchiuse in una spugna che le mantiene saldamente ancorate nella confezione. Passiamo dunque a vedere da cosa è composto la confezione, le cuffie, il microfono con il relativo cavo, che avremo possibilità di attaccarlo o meno alle cuffie tramite l'ingresso presente nella parte inferiore del padiglione sinistro. Vediamo che altro è incluso nella confezione. Un'altra scatola, ok, il manuale utente, eccoci qui. Vediamo in questa confezione cosa è presente. Bene, tutti i cavi che ci serviranno per collegare le cuffie ai nostri smartphone. Andiamo a vedere un attimo nel dettaglio. Quindi è presente un sacchetto in velcro, in tessuto, con il logo Attitude One e il modello Almaz. Come abbiamo detto, una guida utente. Dei cavi, andiamo ad aprirli. Dei cavi da 3,5 mm che ci permetteranno di collegare le cuffie direttamente ai nostri smartphone, sia Android, come possiamo vedere, ai device, scusate, sia ai dispositivi Apple, sia ai dispositivi Android. Il controller per il volume e per la chiamata, ovviamente presente su entrambi i controller. È presente un cavo di circa 7 metri da 3,5 mm a 6,3 mm, sarebbe il connettore RCA, quindi avremo placcato in oro, ovviamente, quindi alta qualità sia nel 3,5 sia nel 6,3 mm, lungo, come abbiamo detto, 7 metri, quindi ci permetteranno di collegare le cuffie ad un amplificatore o ad una cassa molto più potente rispetto a quelle dei computer. Mentre qui è presente, ok, gli altri cavi, in questo caso per Android. Quelli erano per dispositivi iOS, invece questi sono per Android, come possiamo ben vedere dalla targhetta. Bene, le cuffie sono molto leggere, il design è molto semplice, il rivestimento è in plastica lucida, come possiamo vedere. I padiglioni sono abbastanza grandi, sono rivestiti di un tessuto soffice, quindi non affaticheranno l'orecchio durante lunghe sessioni di ascolto o di gioco. E l'archetto ovviamente è regolabile, con una placcatura, cioè in alluminio. Un attimo, le richiudiamo. Abbiamo inoltre la possibilità di piegare
le cuffie, quindi abbiamo una massima trasportabilità quasi in una mano di queste cuffie. Il colore è bianco con i padiglioni neri e la parte inferiore dell'archetto è di colore bianco. Come abbiamo detto, è presente un ingresso da 3,5 mm dove andremo a collegare il microfono che ci permetterà di effettuare anche delle chiamate tramite computer oppure direttamente i cavetti che sono inclusi nella confezione. Il modello che andremo a recensire è di colore nero e bianco, ma ci è stato inviato anche un modello bianco, totalmente bianco con padiglioni neri, e quindi per ulteriori immagini e descrizioni del prodotto e specifiche tecniche vi rimandiamo direttamente alla recensione completa sul nostro sito www.extremehardware.com. Un saluto a tutto lo staff.